Loris, accompagnalo. Ma io non conosco, non conosco. Non devi pensarti il citofono è rotto, ti devi affacciare alla finestra. Addirittura alla finestra, chi c'è? Affacciati. Chi c'è? Nessuno. Buongiorno, sono Maurizio Battista, cercavo Simona e no, Paola, rimani, sì, rimani fuori, quelle due ragazze superanti. Rimani fuori, mi potresti aprire? Rimani fuori, scusa. Sì, sono io, ho portato anche le carote. Julien, Julien! È Maurizio Battista! Porta Portese. Ma che c'è portato? È stata delle migliori accoglienti. Buona domenica. Intanto ti piace stare con noi perché sei di nuovo qua, è bellissimo. Ho prenotato anche questa domenica. Che bello, come mai con le buste? Era tutto pieno. Le busta dedicata a Maurizio Battista, avete fatto proprio le buste. Ah, molto cosa. Ho preso carote, peperoni tanti, carote faccio Julien. Va bene, ti ma siediti, guarda chi c'è, guarda chi c'è, un ciao, con grande amico. Beh, un onore è stato. Ma pensa, ma pensa che meraviglia che vi porta anche la spesa. Io vi ho portato le piume. Tu qua non ti devi sentire ospite, amico portarvi, di famiglia. Io vi volevo portare del, che ne so, del cotechino, dei fagioli. Sì, a Capodanno. Non è ancora Capodanno, cotechine lenticchie. Ah, si mangiano proprio. Sì. Tu le mangi prima? Ma io non li mangio mai. Che? Guarda che mi dà Maurizio, guarda. Ah, che adoro. Ah, questo. Poi quando si tratta di rosso, io sono, siccome sono del segno zodiacale Toro, e io tutto quello che è rosso io impazzisco, io compro. Ma veramente il rosso è il colore dell'Ariete, ma lasciamo sta no. Però no, sei Toro, no, il rosso è giallo quello lì. No, ma io preferisco il rosso, che a me mi piace. Questo me lo porto a casa e me lo faccio arrosto stasera, ragazzi, visto che non ho niente nel freezer. Sono cose improbabili. Noi no. Cose incucinabili. Noi perché? No. Ah, per me è tutto incucinabile. Quindi. Le cose, vabbè, comunque. Il peperone. Questo peperone, dove no, quello peperone. Questo qua me lo tengo io. Quello peperone. Perché non ho niente dentro il frigo quando arrivo stasera, perlomeno me lo faccio arrosto al forno. Certo. Maurizio, il citofono è rotto. Io allora ho dedicato questa settimana, caro Cristiano, visto che voi siete a Roma lì zona nord, questa a Milano zona nord, io ho girato e vi ho fatto un umile omaggio. Ah. Sono andato per citofoni, ho detto devo trovare dei citofoni simpatici. Ah, secondo me questo va finto, non mi piace. Non era finto, è finto. I citofoni simpatici. Simpatici. I citofoni che fai in esclusiva da noi, naturalmente. Maurizio, ce li abbiamo. L'ho fatti pure in altri programmi. Lo so. Vi faccio un po' da tutto. Ecco. Vediamo un po' questi citofoni. Allora, vedi questo qui, in via della Giustiniana, minuti giusti. Questa è. Di via Sette Camini c'è quest'altro. Vediamo. Ecco qua, disegni sereni. Ma sono finte. Poi a Collina tu. Fleming, questo l'ho visto, su alla fine, verso la piazza, eco, eco. Poi ce n'era un altro, sempre prima, lì, via, ecco, Tenaglia e Raffa, due avvocati, non mi danno molta fiducia. Poi, sì, verso Fiorino la Rosa. Ma dai. Se uno si chiama Fiorino, che cerca la Rosa? Andiamo avanti. Ragazzo, tu citofoni, c'è un ragazzo, c'è il ragazzo qua. Io ho ragazzo spazzola. Ecco, di tonno insalata, se vuoi stare leggera. Ma questo è bellissimo. Ma sono veri? Giuro, ma di Mario Macro ce n'è uno piccolo e uno macro. Sono tutti veri, ho fatto la mattinata, ci ho dedicato. Due oculisti storti e ciecamore. No, non è vero. Giuro, se è vero, Ma no. È pazzesco. Sì. Ce n'è forse. Vedi, uno che si chiama Gallina, che cerca Gallo? È la moglie. Ma lui è gallina in gallo? Eh sì. Perfetto. No. Ma quello che il maschio è gallina e la femmina è gallo. Che non è l'esatto contrario. Piccolo pesce, se tu vuoi mangiare un secondo leggero. Ma poi potrei metterne un milione, ma mi sono fermato. No. Ma questi sono tanti. Vai avanti. Sì. Questa la dedico a voi, grande amore. Questo è dedicato. Ma sono tanti, poi perché mi sono fermato. Ecco. Amante. Per tuo marito dice, qui c'è la tua amante. Incontri calabresi, questo. Insomma, sono tanti e tali, con la grande miseria, ecco, sta spesa. Presumo sta spesa sia di questo. Solo peperoni hanno comprato qua. Senti, sei meraviglioso. Gallo affumicato, ce ne stanno tanti, perché la comicità è intorno a noi. La comicità è la Felice Sordo, un commercialista, gli dici, deve pagare questa F24, fa, come? Non ho capito.
F24. Non ho capito. Esatto. Brava. Però capisce bene l'Agenzia delle Entrate. Ma andiamo avanti. Insomma, questo e tanto altro. La comicità intorno a te, Maurizio. Tutto intorno a te. Noi potremo vedere al Teatro Olimpico dal 14... fino adesso, al 23 gennaio. Gennaio. Io per non sta a casa con mia moglie vado ovunque. Qui sto un mese e mezzo, parliamo dei contrasti quotidiani, dei piccole microguerre, stupidate, cose leggere, così insomma. Senti, ma fate anche spettacoli pomeridiani? Per gli anziani, vuoi venire? Sì, no, sì, esatto. Io vorrei quanti venire... Quanti siete, delle tattue? Della mia, tantissimi. Però io associate. E il mio compagno, per il momento, Paolo è il suo compagno. È suo no, perché marito. Quelli che non ci sentono, io vedo al teatro perché fanno così, si mettono due fianchi, no? Comunque, vabbè, no, facciamo anche la domenica e il pomeridiano. Ah, ecco, beh, la pomeridien, sì. La pomeridia. Pomer? La pomeridien. Sti pezzi li tagliamo tutti. No. Allora, viene data la possibilità di cantare vabbè, da sola. Chi vince? Beh, per me vincerà quest'anno sicuramente l'accoppiata stupenda, quella di Mahmood. Mahmood e Branco. Sì, che è diventata una star internazionale. Fate della la differenza la fa sempre poi social, lo sai, no? Cioè, non so Maurizio, se stanno ci siano. Che pensi? Chi che vince? Il social fa la differenza. Lo vincono so. I giovani perché... E le persone grandi non votano. Ma beh, ma non però credo nome. Che quest'anno ci sia un meccanismo di votazione che ha tenuto conto anche del discorso sociale. Ecco, social. Quindi io, sarà... per il mio genere antico, a me mi piace tanto Massimo Ranieri. Ah, il mio genere antico, beh, certo, non è... Certo. Quindi sono... Mahmood e Blanco per sì, il nostro Cristiano sì, per me sicuramente Manzoni. Sì. Potrebbe anche... Sarebbe molto bello di avere anche due immagini così giovani all'Eurovision. Ed sarebbe bellissimo. Certo, Ranieri è il Massimo Morandi... Sono tutti grandi, però quello lì un giovane chissà, all'Eurovision... Ex Snob and U, chi è? Non lo dico io, lì mi Ex Snob and U. Beh, lo scopriremo lì. Che in inglese vuol dire chi? San Giovanni è anche molto bravo, ma sono tutti allora, bravi. È un rapper, è un rapper che è uscito da X Factor. U è una ragazza e credo che sia uscita da X Factor. Rcomi di Roma. È un altro rapper, è un altro rapper, sì. Idolo delle ragazzine. Esatto, quindi ce n'è per tutti i gusti. Sì, sì, infatti, giusto. Infatti è aumentato il pubblico giovane da quando adesso. Adesso ce n'è per tutti i gusti. No, Simone, no. Talent, no. Sì, noi lo facciamo. Andiamo a cantare, Cristiano! No, voglio da cantare, io adesso voglio vedere come cantate. Ma vieni da vieni, no, vieni anche tu. Vai con loro. Mi presento. No. Io vi giudico, no, io devo giudicare. Ho capito, ma vieni a giudicarci là. Andiamo là. E tu ci presenti però come a Sanremo, Maurizio. Mi raccomando, andiamo. Guardate una camera. Una camera? Diamo una camera, Maurizio. Ma potrei farlo io? Vorrei presentarvi io, scusa. Eh no, lui ci presenta no. E tu ci fai da coach. Ma tu sei la guest star, come presenti? Vieni, Cri. Vai, presenta. Posso? Tu, come vai. A Sanremo. Vieni qua. A citofonare Rai 2. No, io ti voglio guardare. In esclusiva? In esclusiva? Il trio, Simona Ventura, Paola Perego e il grande... E il grande Marcioglio in un pezzo inedito, si può dire inedito? Sì, si può, sì. Vai. Gelato al cioccolato. Dove guardare ti amo, da noi va bene, balliamo, sei bella ti lasci guardare. Con te non c'è niente da fare, nascosta dai lunghi capelli, tu balli ma i gesti sono quelli, bambina ti voglio, ti sento, ti muovi, mi sfuggi, mi arrendo. Gelato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tutto è la cioccolato. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. Microfono acceso, posso? Siete state terrificanti. Grazie, Maxi. Grazie all'Isola delle Rose. Grazie, Isola. Yeah. Marco, grazie. Che meraviglia, bellissimo. Io intanto vi verso il caffè.
Lei bilancia. Io scorpione. Hai visto che bello? Che meraviglia. Questo è per lei, lui bilancia. Questo è per Mazzoglio? Lei scorpione, se glielo vuoi passare, sì. Grazie. Guarda, c'è anche uno schiaccianoci per te. Ma guarda tu! Ti piace? Ma chi ce l'avesse detto? Ti serve a te? Questo, no, faccio questo, poi me lo prendo. Molto buono, questo è un simbolo classico delle feste di Natale. Che buon odore che ha, stupendo. In che senso? Normalmente a Natale si usa lo schiaccianoci, ma è da Natale. Però se siete in 10, facciamo un numero, sì, minimo ne servono 4/5. Perché se c'è uno schiaccianoci solo, è il primo che lo pia, sono nasconde, e gli altri 9 devono aprire le noci alla meno peggio. Chi l'apre così, chi l'apre così, chi l'apre così. Poi c'è il nonno dei 90 anni, fa, le apro io col metodo antico. Prende 2 noci, è vero, e fa... A 90 anni la forza non è che la induci, va dove gli pare. Se la gente fa... Poi fa, ammazza che puzza ste noci. Ah nonno, non è le noci. E ci siamo capiti all'ora di pranzo. Un'altra cosa molto importante per le feste è dove ti metti seduto. Ah, sembra che sia di una stupidaggine. No, perché tu ti metti in mezzo. Se sbagli il posto, quello ti fa, mi passi l'acqua, mi passi il vino, tu passi le vacanze di Natale, come si dice, andava passate, a passare la roba agli altri. Altra cosa importante, mettetevi lontano dal cugino, no. No qualcosa. Perché gli chiedi, mi passi una bibita, mi passi quella bibita? E lui ti fa, non ho capito. Giorgio, mi passi quella bibita? Ma perché bevi sta bibita te? Sì, se me la passi la bevo, la bevi la bibita. Ma tu lo sai che se sta bibita ci metti dentro una caramella, non facciamo il nome, schizzate fuori? Io ho detto, scusa, ma perché io dovrei mettere queste caramelle dentro? Tu non stai bene, è un no X. E l'altra cosa con questo sempre prodotto ti fa, lo sai che sto prodotto svita le viti? E tu, ma è una comodità, tu le metti lì, poi torni, trovi le viti già svitate. Perciò è importante a Natale mettersi nel posto giusto, prendere gli schiaccianoci e soprattutto stare con le persone alle quali vuoi bene. E tu, suocera, non mi pare che stai in questo. Auguri, scherzo, scherzo.